Adesso io sono molto contento perché abbiamo qui sul palco con noi un uomo che non è un super devoto di Santa Rita, ma ha fatto un ex voto molto serio, molto bello. Giovanni Galli, ex portiere del Milan, dell'Italia, vinto, è stato il campione del mondo, ha fatto qualunque cosa, ora è commentatore. Ciao, ben trovato. Venga con me, venga. No, No, no. diamoci subito del tu. Ah, pensavo fosse una. Grazie. Benissimo. Allora, dove ci mettiamo? Qui. Bene. Allora, io. Poi qui sono tutti. Solo queste. Perfetto. Sono tutti fan tuoi, No. tutti, sono impazziti che viene Galli. Io però non so niente di calcio, proprio. E questo probabilmente precluderà la riuscita dell'intervista, immagino. Vediamo, dai. Vediamo. Quindi sono ignorantissimo, non ne faccio un vanto, non ne faccio per me, proprio. Io ho invidia per chi tifa, come quelli che invidiano chi ha fede, no? Quindi, partiamo da che vogliamo partire? Io ho 100.000 domande da farle. Farti, Beh, farti. parti, ok. Dove vuoi? Dove Parliamo vuoi? Dove di fede, ti va? vuoi? Ok, certo. Questo, io ho detto ex voto, tu Sì. dici non è un ex No. voto, che cos'è? No, allora intanto Niccolò era nato il 22 di maggio dell'83 e il 22 di maggio è Santa Rita e quando è successo l'incidente di Niccolò ci siamo sentiti in dovere di andare a Cascia e abbiamo portato una fotografia di Che è Niccolò tuo figlio, che è mio figlio, sì, che che abbiamo perso nel 2001. possiamo dirlo che aveva 17 17 anni. anni, era una promessa del calcio, Sì. era un ragazzo stupendo, e quindi? Abbiamo portato una fotografia lì a Cascia e gli abbiamo ridato Niccolò. Gli abbiamo restituito. Lei ce l'aveva dato il 22 di maggio e noi gliel'abbiamo riportato. E questo, insomma, forse bisogna avere un po' di fede per farlo, Sì, vabbè, credo che questa sia la cosa. Io ringrazio due cose, cioè due cose sono state fondamentali nella nostra vita, soprattutto dopo che è successo l'incidente di Niccolò, che è il grande amore che c'è sempre stato nella mia famiglia. Cioè io ho girato tutta l'Italia perché sono partito da Firenze, sono andato a Milano, sono stato a Napoli, sono andato a Torino, Parma e loro erano sempre dietro, sempre con me. Hanno vissuto tutta la mia esperienza lavorativa. Ma scusa, tu eri, diciamo, avevi fede anche quando Sì, facevi. Cioè, no, no, quello sì, come assolutamente. si fa la domenica? Si deve giocare? Ah no, La messa io la come domenica mattina, dovunque fossi a giocare, io la domenica mattina andavo a messa. Perché Anche lì sul campo bisognava farlo. mi sentivo di doverci andare, cioè era qualcosa che era più forte di me, era una chiamata, non lo so, cioè non è che uno può la fede dire che cosa. Come la incontri, come la trovi, io credo che sia qualcosa che ti senti dentro, no? Certo. E questo era qualcosa che mi faceva star bene, stavo bene e abbiamo con tutta la mia famiglia, fortunatamente, è cresciuta così, anche i miei figli, Niccolò stesso, Camilla, Carolina. E questo era quello che praticamente ci ha aiutato, perché dicevo, l'amore che c'è sempre stato dentro la mia famiglia e al tempo stesso anche la fede. Perché altrimenti, insomma, io avevo perso mio padre che avevo 19 anni. Non pensavo di portare i fiori al cimitero a mio figlio. E questo è stato, se non avessi avuto questa fede, questa grande convinzione che io tanto prima o poi lo ritrovo, prima o poi lo rivedo, ecco, questo per me sarebbe stato difficile da poter convivere con questo dolore. Perché ci si convive, non si supera, non passa, ci si Non convive. passa mai, No. non passa mai, No, non si può. purtroppo io spesso mi chiamano tanti genitori che perdono i figli e tutti mi chiedono: ma come hai fatto? Come hai fatto? Io non ho nessuna ricetta da Ma ci. poter Però trasmettere. ci può essere un allenamento del cuore. Assolutamente sì, assolutamente Un sì. luogo dove. Una Sì. E poi casa. ci sono i Sì. messaggi. Sì. I messaggi. Cioè. Beh, arrivano quando te. Sei di fronte a una scelta, una decisione, sei di fronte a qualcosa, diventi molto più sensibile, secondo me.
E allora ti rendi conto che ci sono dei messaggi che prima non riuscivi a leggere. Cioè, ci sono delle cose che trovi e che prima non avresti visto. Ti si acuiscono i sensi. Assolutamente sì. Ma quindi è vero. Forse il cuore. Più che i sensi, il cuore. Beh, però anche la pelle, no? Sì. Ma forse è vera questa cosa, allora, che quando uno subisce un grande dolore ha più vita. Noi eravamo preparati, nel senso perché comunque la fede ci ha sempre accompagnato. Però credo che da quel momento lì certamente qualcosa è cambiato. Non siamo mai stati una famiglia superficiale, abbiamo sempre dato valore a tutto, alla vita, alle cose, alle persone. Però certamente dopo la scomparsa di Niccolò, certamente qualcosa in più, non lo so, io... Ma questa cosa che io ti ho sentito dire in un'altra intervista, no? Che dici, se perdo la speranza, poi anche le persone che stanno intorno a me potrebbero perderla. No, certo. Questa cosa mi ha fatto pensare un po', io non so, mi è capitato di andare a dei funerali, no? Un funerale di una persona che ha un lutto forte e che questa persona è un credente molto, molto diciamo, visibile, no? Allora ci si aspetta un pochino, può sembrare, no? Che le persone si aspettino da questo credente un segno di speranza, cioè può essere che questo sguardo degli altri... ci tolga il diritto alla disperazione, cioè questa forma di responsabilità di essere comunque un segnale per gli altri. Cioè io voglio essere disperato, ma forse non posso perché gli altri mi guardano. No, e questo errore l'ho commesso all'interno della mia famiglia. E non vorrei, se potessi ritornare indietro, non vorrei farlo di nuovo. Nel senso che pensavo, avendo mia moglie, mia figlia, che aveva appena, quella più grande aveva un anno meno di Niccolò e la piccola invece aveva soltanto 8 anni. Volevo essere la persona alla quale loro potessero aggrapparsi e con la quale poter condividere, e allora cercavo di non farmi veder piangere di fronte a loro. Ecco, a me è mancato questo, il poter piangere. Lo facevo la mattina di nascosto sotto la doccia. Ma non potevo farlo, non volevo farlo, ma secondo me è un errore, perché credo che comunque sia il dolore che la felicità, devi condividerla con tutti, devi condividerla con gli altri. Da soli non riesci a piangerti addosso, sì, non funziona mai. E probabilmente a distanza di così tanto tempo ancora tante ferite dentro me le sto portando. Ma c'è un'altra cosa che hai detto te che mi piace tantissimo, che è questa, se ti dai un po' da fare, se ti impegni, la provvidenza anche lavora meglio, anche la provvidenza fa accadere delle cose inaspettate. Io questa cosa me la scriverei a caratteri cubitali, sai perché? Posso dirti? Perché c'è una cosa che proprio che non amo, che è quella, spesso fra i cattolici c'è questa cosa che Dio fa tutto Dio. No? Sai quanti cattolici ci vogliono ad avvitare una lampadina? Nessuno, perché ci pensa a Dio. Allora, questa cosa qui a me mi è piaciuta tantissimo, un uomo che ha vissuto la tua esperienza e dica questa cosa qui. Sì, vedi, sono esperienze di vita, e credo che all'interno di questo non è che te fai qualcosa perché speri di poter ricevere qualcosa. Te fai qualcosa perché stai bene anche con te stesso, stai bene con chi ti sta vicino. E noi delle volte, noi abbiamo una fondazione che è già intitolata a nome di Niccolò, e noi seguiamo tutti i ragazzi che sono vittime di incidenti stradali. Ti racconto questo particolare che secondo me è significativo. Ed eravamo in un periodo nel quale avevamo tante manifestazioni della fondazione che seguiamo soltanto mia moglie ed io. Ed era un periodo molto faticoso alla termine di questo percorso di serate, giornate, pomeriggi e tutto il resto. E allora ero con un amico e ci stavamo confidando, ero in centro a Firenze e mi stavo confidando perché loro ci stavano chiedendo: ma andè che facciamo questa manifestazione che l'altra volta c'è stato, abbiamo avuto... Ho detto: guarda, siamo veramente stanchi in questo momento, e veramente, anche perché... Devi capire che seguendo ragazzi che sono vittime di incidenti stradali, che hanno avuto lesioni midollari, lesioni cerebrali,
è un mondo di sofferenza, no ancora, perché la sofferenza non è soltanto dei ragazzi, ma è anche quello delle famiglie che spesso e volentieri purtroppo si vergognano di quello che gli è successo e non hanno il coraggio di affrontarlo. E allora con questo nostro amico gli stavamo dicendo: guarda, siamo stanchi, non sappiamo veramente quanto potremo continuare. In quel momento eravamo sul marciapiede, arriva una coppia di giovani con un bambino nel passeggino e mi chiama e fa: senta, posso ringraziarla? Io ho detto: che ho fatto? Sarà un tifoso, immaginavo, certo. Sì. E mi fa: no, la volevo ringraziare perché, vede, nostro figlio è nato con una sofferenza al parto ed è stato per 6 mesi ricoverato all'ospedalino Meyer di Firenze, è un ospedalino pediatrico, nella stanza di Niccolò, perché era una stanza che noi come fondazione abbiamo costruito, insomma, praticamente all'interno di questo ospedalino, e questo ragazzo, questo bambino era stato per 6 mesi nella camera dove c'è appunto l'insegna della fondazione e tutto il resto. Quando te mi dici, no, i messaggi. Io in quel momento di debolezza, guarda, è arrivata questa persona, no, dovete continuare. Cioè, il messaggio è chiaro, no? Magari prima non ci facevi caso perché poteva essere un'altra cosa, ma proprio nel momento di debolezza c'è stato il messaggio, è quando ti dicevo prima, i segnali, i messaggi, c'è una le regia. Cose. Sì, cioè. Sicuramente sì. Ti turba l'idea che qualcuno, sicuramente avrà pensato, no? Come lo si pensa, che qualcuno pensi che tu con la fede stia trovando un antidoto a buon mercato al tuo dolore? O non te ne frega niente? No. Oppure dici... No, non mi interessa di dover dimostrare niente, di dover convincere nessuno. Quando io sto bene con la mia anima e sto bene con la mia famiglia, io credo di non dover niente a nessuno sotto questo punto di vista. Che cosa devo dimostrare, no? Perché credo, perché prego, perché sono devoto, allora a quel punto io ho una via preferenziale. Non credo che sia questo, insomma. Poi fosse anche un antidoto, dove si compra? Ecco, infatti quando mi chiamano tanti genitori io non so come rispondere, io rispondo sempre con queste due cose. La mia grande fortuna, ripeto, è stata la mia famiglia ed è stata la fede. Grazie. E questi sono passati tanti anni, no? Sono passati 15 anni. Cambiato il tuo rapporto con Dio? No, assolutamente. Io tutte le sere, prima di addormentarmi, dico le mie preghiere. E l'ultima immagine è quella di Niccolò, logicamente, no? Perché tanto spero, per non dimenticarmi, no? L'immagine, per non dimenticarmi. Non so come lo rivedrò, se lo rivedrò nell'età che ci ha lasciato, se lo vedrò invecchiato. Speriamo di riconoscerci, quello sì. Sì, nel finale... finale dei Karamazov, no? C'è Alyosha che dice: ci rivedremo. Sì. Tutti ci rivedremo. Sicuramente sì. Sicuramente. Grazie. Grazie a voi.